È il numero unico emergenza, la localizzo a Milano, è lì che ha bisogno? Le passo subito l'emergenza sanitaria. Ok, le passo subito le forze dell'ordine, non agganci. Quante volte ti sarà capitato di chiamare il 112 per una situazione di emergenza? Quindi che sia reale, quindi che ti sia successa veramente o che magari sia una situazione simulata durante una trasmissione televisiva, può esserti capitato di chiamare il 112 se avevi bisogno dei carabinieri, il 113 se avevi bisogno della polizia, il 115 se avevi bisogno dei vigili del fuoco, se avevi bisogno della finanza, no vabbè, quel numero lì non se lo ricorda nessuno, il 118 se avevi bisogno dei mezzi di soccorso. Però seriamente, scherzi a parte, quante volte ti è capitato di assistere a una simulazione o di dover chiamare per situazioni di bisogno? Recentemente è nato il 112, che è il numero unico di emergenza europeo. In questo video spiegheremo brevemente perché si è arrivati ad utilizzare un numero unificato, quali sono le motivazioni, quali possono essere i vantaggi e magari anche degli svantaggi, e insomma cercheremo un po' di capire come funziona questo complesso meccanismo dei mezzi di soccorso. Prima di farlo, come sempre, ti ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere aggiornati sui nuovi video e di farci sapere nei commenti che cosa ne pensate. Vi invito tra l'altro ad andare sul nostro sito voxinvestigazioni.it, soprattutto alla sezione blog e shop, dove potete trovare tutta una serie di articoli su argomenti di vostro interesse per chi è appassionato al mestiere dell'investigatore privato, e sulla parte shop tutti i nostri manuali e i nostri corsi per diventare un vero agente investigativo. Dunque, il numero unico di emergenza. Perché si è arrivati ad avere un numero solo, che è il 112 unificato in tutta Europa, e non tutti i numeri che siamo abituati a conoscere noi? Quindi, come abbiamo detto prima, 112 per i carabinieri, 113 per la polizia e così via. In realtà, a differenza di quello che si può pensare, questo tipo di soluzione nasce sostanzialmente per due motivi. Il primo è quello di avere, proprio perché in Europa ormai, insomma, l'Europa è compatta e unita, c'è un alto flusso di persone che ormai viaggiano, girano, quindi capita di trovarsi all'estero magari di non sapere che numero chiamare, perché magari se io vado in un paese che non è il mio, soprattutto in una situazione di stress, di ansia, di paura e di pericolo, non riesco magari ad andare a ricordarmi che numero devo fare in quel determinato paese, magari mi tremano le mani, sono nervoso, sono agitato. Quindi nasce l'esigenza di avere un numero unico per tutta Europa. Così sappiamo, insomma, andando avanti nel corso degli anni, le persone verranno indottrinate in questo senso, quindi a forza poi di saperlo, di vedere gli spot, di insomma essere a conoscenza di questa cosa qui, verrà poi naturale in qualsiasi stato d'Europa fare il 112 per l'emergenza. Quindi nasce proprio per una questione di globalizzazione, se vogliamo chiamarla così, delle chiamate ai mezzi di soccorso. In più c'era un altro problema già nato negli anni 90, inizi 2000, insomma, che è andato poi ovviamente a incrementare, ad acutizzarsi, che è quello delle chiamate non pertinenti. Vi faccio un esempio: quante persone, quanti soggetti magari chiamano il 112, il 113 in una situazione che però non è di reale pericolo, non è di reale bisogno. Quindi sono situazioni che possono essere magari risolte con calma, con tranquillità, magari con l'ausilio di un operatore. Capite bene che in una situazione di questo tipo, con centinaia di chiamate al giorno, magari chiamando i carabinieri o la polizia e dirottando le chiamate così, senza sapere se c'è un reale bisogno, a tutte le volanti operanti sul territorio, si rischiava di tenere impegnate delle volanti degli operatori di polizia su situazioni che non presentavano un pericolo imminente, non c'era una situazione ad alto rischio. E quindi è stato fatto questo grande calderone del 112 proprio per schermare e filtrare le telefonate. Pensate bene, giusto per darvi un parametro che vi farà comprendere benissimo la situazione: il 55% delle chiamate, quindi il 55% più della metà delle chiamate che arrivano al 112, non vengono dirottate agli operatori, proprio perché sono situazioni dove non c'è un reale pericolo, un reale bisogno. Quindi è come se fosse un enorme filtro. E che cosa fa questo filtro? Una volta che ha filtrato e scartato quelle che non sono telefonate
diciamo pertinenti in linea con una situazione di emergenza, prende in esame quelle che in realtà presentano un reale bisogno e le dirotta direttamente ai mezzi di soccorso piuttosto che ai vigili del fuoco, spiegando già qual è la problematica e trasmettendo in automatico tutti i dati della persona chiamata, triangolando ovviamente anche la posizione del soggetto. Quindi se io ho subito una rapina o sto subendo una rapina all'interno di un'attività commerciale, la chiamata verrà dirottata direttamente al 112, al 113, dove verranno trasferite tutte le informazioni. Quindi tutti gli operatori delle volanti che convergeranno sul posto sapranno che in quel determinato momento, in quella determinata zona, è in corso una rapina. Quindi vedete che vengono canalizzate in maniera più fluida e soprattutto più pertinente tutte le telefonate. Ricordatevi anche soprattutto che proprio per una questione di sicurezza tutte le telefonate sono registrate dall'inizio alla fine, ma non dall'inizio, dall'inizio inizio. Questo che cosa vuol dire? Che da quando voi componete il numero e date l'ok per il verde, comincia a registrare da quel momento. Quindi non quando il telefono insomma smette di squillare e l'operatore risponde, ma viene registrata tutta la parte vocale sonora addirittura dall'inizio, da quando io compongo il numero. Questo per dirvi che comunque tantissime telefonate, poi ovviamente perché vengono registrate, cioè perché tutte le chiamate vengono registrate, perché magari sono situazioni dove ci sarà poi un epilogo tragico, insomma una serie di problematiche, finiranno magari in procura perché ci saranno delle indagini, quindi abbiamo bisogno tassativamente di avere la conversazione registrata. L'operatore del 112 ovviamente è un operatore formato in tal senso, quindi che cerca o quantomeno tenta di capire quali sono le vostre reali esigenze, cerca di tranquillizzarvi, di tenervi in linea mentre triangola la vostra posizione e di dirottare il più velocemente possibile le telefonate agli operatori di primo soccorso, dei vigili del fuoco o delle volanti della Polizia di Stato e dei Carabinieri. Quindi sostanzialmente la funzione primaria del 112 è proprio filtrare tutte quelle telefonate che andrebbero ad intasare i centralini e a far intervenire forze dell'ordine dove non è necessario. Io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti se sapevate la reale motivazione della creazione del 112 come numero di emergenza. Lasciate un like se il video vi è piaciuto e io vi aspetto come sempre nel prossimo video.